Cari quadisti, ed eccoci, Odolo, Crossodromo Galaello, ecco la QX1 qualche minuto prima del suo turno di entrata a pista. Vediamo tutti i team più importanti, Nicola Montalbini del team Honda Cozzi, vediamo il team KTM TTM Arenas di Andrea Cesari, vediamo il team Quaddi di Yamaha, vediamo entrata a pista, vediamo il team Giovanelli, vediamo il team Motoworks DVT, vediamo Zillon, vediamo Franco Fratton, ci sono tutti, i piloti sono molto calmi e adesso entreranno in pista. E soprattutto quello che vi stiamo inquadrando, quell'arrivo, è il famoso salto della casina. L'unico pilota che ha deciso di chiudere il salto della casina, che sono praticamente 50 metri di volo in aria con un atterraggio fetente, se non riesci a mettere le posteriori in discesa ti toccano sull'ultimo centimetro di piano, vai giù per 20 metri cappottando, è stato Nicola Montalbini. La chiusura del salto non comporta in termini di tempo un grosso guadagno, perché se tutto va bene guadagni mezzo secondo, ma secondo me mezzo secondo è una follia, guadagnerai 2 o 3 decimi, ma effettivamente venendo chiuso davanti a tutto il pubblico, a tutte le riviste, diventa un motivo d'onore. Vedremo quest'anno se altri piloti decideranno di seguire la tecnica di Montalbini, che più che altro risulta spettacolare per la chiusura del salto, ma sinceramente sul tempo sul giro non diventa poi preponderante o comunque dominante come chiusura del salto. Mentre adesso vi inquadriamo il salto più tecnico del circuito, praticamente vedete il ritorno da quel tornante, la pista si snoda, scende un'altra volta, arriva nella parte posteriore e vedete quegli alberi là in alto, ecco, per chiudere l'ultimo salto, che sono più di 50 metri di salto, vedrete i piloti che supereranno o arriveranno alla cima di quegli alberi, perché devono chiudere un doppio panettone, più di un triplo, con un atterraggio in un'enorme discesa, quindi nessun problema, ma il problema è la mente del pilota quando si trova in alto a quelle altezze, che cosa possa pensare. Una cosa che si ottiene dopo anni di impegno e fa veramente paura, perché vuol dire saltare 6-7 metri in altezza per 50 metri in lunghezza. L'atterraggio assolutamente non è un problema, ma è un problema che cosa possa dire il nostro cervello quando ci si trova esposti a situazioni del genere. Fate conto, è come buttarsi dal balcone dal quarto piano, guardare per terra e dire: beh, Peppolina, io per terra ci devo arrivare. Lo state facendo a 70 km orari con un quad, con un mezzo, e siete esattamente al quarto piano e prima o poi andrete a toccare il terreno con il vostro quad. Ovviamente l'atterraggio è in un'enorme discesa, quindi non si prende una botta alcuna, ma il tempo, la lunghezza e l'altezza del salto risulta veramente spaventosa, la definirei inumana. Comunque questo è il crossodromo di Chicco Chiodi, e all'interno di questo piccolo crossodromo nella provincia di Brescia sono racchiuse le difficoltà più importanti e comunque le difficoltà più pesanti che l'intero panorama crossistico italiano possa proporre ai propri amanti in tutti i crossodromi. Signori, sta per entrare la QX1, vediamo il motore di un concorrente, no, ma sta uscendo e tra pochi minuti arriverà la QX1 in entrata a pista. Signori Dal Fero, da quadisti.it, due piccole parole di presentazione del crossodromo Galaello, ve le abbiamo fatte, e un arrivederci a quando i piloti daranno manciate di gas alla QX1 all'interno di questo circuito. Ciao!